semplice esempio. Tre condotte per la rete di drenaggio, quindi aprite un progetto creato da GISWATER in QGIS. Dunque, il problema principale riscontrato è per quanto riguarda i parametri. Ok, quindi allora iniziamo da capo. Immagino che voi abbiate già impostato tutti i parametri di catalogo dei materiali, catalogo dei diametri. Il tipo di modello di infiltrazione che andrete a usare e anche la serie storica dei dati di precipitazione, che ricordiamo manteniamo costanti per un tempo di precipitazione che noi assegniamo e che poi andrete a verificare successivamente. Dunque, andiamo a scegliere un'area, quindi su GIS Features andiamo a creare un settore che voi volete in base, adesso in questo caso relativamente piccolo, quindi andate a fare modifica e a disegnare il poligono. Andate ad aggiungere. E aggiungete il poligono che volete, nell'area che volete. Andate a salvare il settore e a chiudere le modifiche del settore che avete selezionato.